Cari fratelli e sorelle nel Signore, diamo un caloroso benvenuto a tutti voi che siete ora collegati con noi in tutto il mondo. Iniziamo questa giornata ricordando lo scorso fine settimana, quando abbiamo celebrato la Pentecoste. Vorrei leggere una parola dalle sacre scritture da Atti degli Apostoli capitolo 2, dal versetto 1 fino al versetto 21. Quando il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. Improvvisamente, si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione di sotto il cielo. Essendosi fatto quel suono, la folla si radunò. E fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: Ecco, tutti costoro che parlano non sono Galilei. E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro linguaggio natio? Noi arti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti cretesi e arabi li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi, dicendosi l'uno all'altro che significa questo? Ma altri beffandosi dicevano sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: Uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ubriachi come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra: sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Cari fratelli e sorelle, che questo accada anche a noi. Che lo Spirito Santo venga su di noi in tutta la sua pienezza, affinché tutto ciò che non può sussistere davanti a Dio, venga cancellato. Pensieri oscuri, malattie, tutto viene purificato e scacciato dallo Spirito di Dio. Noi bramiamo questi giorni in cui riceveremo anche noi la pienezza dello Spirito di Dio. Sì. Andiamo avanti. Guardiamo in alto e aspettiamo le cose che verranno. Ma sappiamo che il Signore lo ha promesso e il Signore lo realizzerà, come ha stabilito nel suo consiglio. Perseveriamo e teniamo duro, restiamo saldi e prepariamoci per il giorno glorioso che verrà che verrà certamente quando non ce l'aspettiamo. Quindi teniamoci pronti per il giorno glorioso. Che il Signore ci prepari e ci renda pronti, in modo che quando verrà saremo davvero pronti che il Signore benedica il suo servitore, lo fortifichi nel corpo, nell'anima e nello spirito, lo doti di tutto ciò di cui ha bisogno affinché la parola ci venga ancora rivolta in modo potente. Preghiamo insieme, alziamoci in piedi per farlo. Fedele Padre Celeste, Lode, onore e gloria al tuo meraviglioso e glorioso nome. Ti ringraziamo per le preziose promesse su cui possiamo costruire, in cui possiamo sperare. Signore, benedicici in questo giorno e se la tua volontà fa che il tuo spirito scenda su di noi nella pienezza oggi mentre siamo qui riuniti. Signore, abbiamo bisogno di te, della tua guida, del tuo Spirito Santo che ci conduca in tutta la verità. Benedicici oggi. Fai in modo che tutto si compia come hai previsto. Ti ringraziamo, Signore, che oggi possiamo essere qui in piena attesa benedicici benedici il tuo servitore ti ringraziamo nel tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù Amen leggiamo insieme una parola di Dio prima della preghiera vorrei leggere in Galati capitolo 5 forse leggeremo tutto il capitolo perché non è lungo Galati capitolo 5: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Di nuovo dichiaro Ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta quanta la legge. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunciato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno valore alcuno. Quel che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Voi correvate bene. Chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne porterà la pena. Chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato, lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure evirare quelli che vi mettono sotto sopra. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico... Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Fin qui questa preziosa e santa parola di Dio. Alziamoci in piedi per pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore anche per questo giorno di grazia e anche per quest'ora e soprattutto per la tua preziosa e santa parola che ci hai rivolto questa sera. In quel tempo il tuo servo Paolo la rivolse ai Galati, ma noi sappiamo che la tua parola conserva ancora la stessa potenza e la stessa validità, o oh Signore. E tu hai dato grazia e conservato la tua parola per noi fino a quest'ora, fino a questo momento. E oggi tu parli a me? e a tutti noi attraverso la tua preziosa e santa parola. Dio fedele, dammi la grazia e dai a tutti noi la grazia di ascoltare tutte le parole che hai pronunciato per mezzo dei tuoi servi e apostoli, di ascoltarle, di ubbidirle, di metterle in pratica, di vivere secondo esse, o oh Dio perché vogliamo entrare nel tuo regno, vogliamo entrare nella tua gloria. E tu hai posto davanti a noi le cose che non possono sussistere davanti a te, o oh Dio. Dona la grazia nella mia vita, Signore. Dona la grazia in tutte le nostre vite. Dove non siamo così, Signore, purificaci, purificami. Veniamo così come siamo. E ti chiediamo di avere misericordia di noi, oh Dio. Aiutaci tutti. Togli ogni difetto, ogni contaminazione, oh Signore. Signore, forse possiamo dire o oh, sembrare ai nostri occhi così buoni. Dio fedele, donaci la grazia di vederci nello specchio della tua parola e di non guardare qui il nostro bene, o oh Signore, ma nel tuo specchio della parola vediamo che non c'è nulla di buono in noi. Abbi pietà di me, abbi pietà di tutti noi. Ti chiediamo di essere con noi anche in quest'ora e di continuare a parlarci, o oh Dio, e di benedire tutti coloro che non possono essere qui. Benedici, Signore, tutto il tuo popolo ovunque e in ogni luogo. Signore, portiamo qui i tuoi figli e coloro che forse sono particolarmente bisognosi o in miseria. O Dio, che tu abbia misericordia di loro, che tu li benedica e li renda felici, O Dio. Oh Signore, ti chiediamo anche di non passare oltre, ma di benedirci, O Dio, e di aiutarci. Questo è il mio desiderio e la mia preghiera. Nel nome di Gesù. Amen. Lode e ringraziamento siano al Signore. Mi viene quasi da sorridere, ma abbiamo sentito una parola così potente e per di più prima di una preghiera. Una parola di Dio, prima di una preghiera, dovrebbe incoraggiarci a pregare, invitarci e introdurci. Ma la parola ci invita a un esame di coscienza così potente che non ha eguali. Ma noi accettiamo tutto come viene. Forse è destinata a essere un'ora di ammonizione, un'ora di esame. E cosa c'è di più necessario di questo? Come sapete ho scritto una lettera circolare e ho voluto fare i conti con il passato. E sono profondamente sconvolto dal fatto che io, non qualcun altro, non voi, e lo dico con cuore sincero, che io a volte ci sono caduto dentro fino alle orecchie. Oggi, per il resto della mia vita, non posso dire a nessuno dove era la tua testa. O non conoscevi la Bibbia e così via. Ho detto al Signore che porterò questa lezione, così amara, così dura, che comunque porterò fino alla fine della mia vita, perché è così che è stato per Adamo in quel tempo. Lui non ricevette la maledizione di Dio, ma il terreno che doveva coltivare era pieno di spine e triboli. Adamo, con l'aiuto di Dio, era uscito libero. Il sacrificio era stato ucciso. I due erano stati rivestiti di pelli e Dio aveva risolto la questione per loro. Ma ciò che lo attendeva e lo accompagnava era tutt'altro che piacevole. Ma non ne parleremo ora. Ognuno di noi imparerà in silenzio le proprie lezioni personali. Ed è importante non scagliarsi contro di esse ma permettere che siano una benedizione per noi. Inoltre, intendo dire tutti noi, non potremo più guardare nessuno dall'alto in basso, non potremo più scuotere la testa perché tutti abbiamo fallito sotto certi aspetti. E se la vedete così, allora vedete tutti gli altri come dei falliti tanto quanto voi stessi. E allora non si regolano più i conti con nessuno, ma si ha solo un desiderio, che Dio vada d'accordo con noi e ci riuscirà di sicuro. Perché anche se non fosse riuscito in qualcosa, egli è un vasaio. Prende il vaso e lo getta sulla ruota del vasaio. E allora non ci sono pezzi rotti, come nel nostro caso, ma una bella massa che egli può modellare di nuovo. Non chiedetemi come sia possibile con Dio, ma è così perché abbiamo già imparato la lezione del profeta Geremia in questo luogo, che il Signore è in grado di fare questo. E dice letteralmente che se non è riuscito con un vaso, ne modellerà uno nuovo. Con noi sarebbe in pezzi e non sarebbe più un vaso per l'eternità. Con lui non ci sono pezzi rotti. Ma un nuovo vaso utilizzabile che può essere una benedizione. Ci è stata data una parola, come ho già detto, che ci butta a terra, ma anche ci rialza. Questo è il modo di Dio rimproverare ma anche consolare. È sempre così. Dio non lascia mai nessuno nella disperazione. Se deve criticare qualcosa, lo fa. A volte con grande severità, ma lo fa per aiutare. E ogni volta... In mezzo a ciò che Dio dice, rimane una consolazione, una speranza. Non conosciamo Dio in altro modo. Certamente, se prendiamo sul serio questa scrittura, non c'è nessuno che se la cavi senza problemi. Nessuno di noi può dire... Signore, ho osservato tutte queste cose fin dalla mia giovinezza e colui che ha detto questa al Signore oggi è a terra, è vero? Avete letto l'ultimo sermone del fratello Branham o deve ancora uscire sull'uomo ricco e il giovane povero? Giusto? In questo sermone... L'uomo che disse: Signore, ho osservato tutte queste cose fin dalla mia giovinezza. È giù, è giù, e molti altri sono su. Quindi non si tratta di dire, caro Dio, tutto questo chiunque possa concernere. Ma io non mi sento indirizzato. Se è così, allora consiglierei che stessimo a casa. Se ci anima tanto moralismo, allora non so se Dio può parlarci ancora. Soltanto a chi la parola di Dio parla davvero nel profondo del cuore, Dio ha ancora dei progetti per lui. Se la sua parola non ha più nulla da dirci e non ci parla più, allora non so cos'altro debba accadere o cosa farà Dio. Qui ci viene detto molto chiaramente, la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Una è divina e possiamo crederci o meno, l'altra è diabolica. In mezzo c'è l'uomo. L'uomo è animato dallo spirito o dagli spiriti. Uno è lo spirito di Dio, da cui provengono tutti i frutti dello spirito. L'altro sono spiriti. Ma per chiarire questo punto, basta una parola della lettera di Giacomo, che abbiamo letto abbastanza spesso, per mostrare che non è l'uomo da solo, ma è il nemico che fa le sue cose. Giacomo, capitolo 3, dal versetto 14. Ma se avete nel vostro cuore dell'invidia amara e uno spirito di contesa, non vi gloriate? E non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi è terrena, carnale, diabolica. Noi potremmo pensare che questa sapienza sia la nostra sapienza. No, no, no. Non siamo così saggi e intelligenti. Se queste qualità distruttive, l'invidia amara e la conflittualità sono proprio come l'ubriachezza, la dipendenza dal fumo e tutte le altre dipendenze, e che lo si voglia capire o meno, Cent'anni fa nessuno conosceva la dipendenza di qui e la dipendenza di là. Ma negli ultimi anni ogni sorta di cosa si è spostata da una parte all'altra del mondo e la dipendenza si è diffusa. E se anche i credenti sono diventati dipendenti, che si tratta di litigi o di qualsiasi altro tipo di dipendenza, allora c'è qualcosa che non va. Allora c'è un demone e nient'altro. E io sono arrivato al punto in cui comincio a credere che una vera conversione sia legata alla cacciata dei demoni. Perché il Signore ha detto nel grande mandato cacciate i demoni, già in Matteo capitolo 10, in Marco capitolo 16, ovunque. E quando ci sono cose del genere, e voglio ricordarvi quando il fratello Branham ha fatto questo paragone con il fumo e con il bere. E dice che è un demone che è in queste persone a causare questa dipendenza e poi li spinge a farlo e ad alimentare questa dipendenza. Ma è un demone che nelle persone che le rende schiave, che le rende dipendenti, in modo che non possano farne a meno. Ora diremo, santo cielo, caro fratello Frank, con chi parli stasera? Non sto parlando con nessuno, mi lascio semplicemente indirizzare e mi chiedo com'è la mia situazione, com'è la situazione nel mio cuore. Voi sapete quanto velocemente può nascere una discussione e tu sei sempre nel giusto, non c'è altro modo. E poi ti vanti e menti contro la verità perché hai testimoniato di essere diventato un uomo nuovo. E allora la vecchia amarezza? E tutte le vecchie cose vengono fuori di nuovo. E allora la parola di Dio ci dice qui che questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi è terrena, carnale, diabolica. E va anche oltre. Poiché dove sono invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Ma la sapienza dall'alto prima è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità e senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Siamo tornati al vecchio tema, ma ora mi chiedo, dobbiamo sederci o fare nuovi propositi? Mi viene in mente un vecchio sermone. Di un vecchio evangelista da tenda che con voce potente diceva: La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. È stato più di trent'anni fa quando l'ho sentito, ma mi è rimasto impresso. Non i propositi. Non quello che decidiamo di fare, perché possiamo farlo per tutta la vita, ma non serve a nulla. Deve accadere qualcosa in noi che porti via da noi queste dipendenze, queste cose che non sono di Dio. Non possiamo semplicemente sopprimerle o placarle o far finta che non ci siano. Devono uscire fuori. E penso che Dio debba fare qualcosa. Ma prima che questo accada, dobbiamo renderci conto che non possiamo stare davanti a Lui in questo modo. Che non possiamo mettere una toppa nuova dopo l'altra su un abito vecchio, altrimenti un giorno si strapperà tutto di nuovo. Ma che deve accadere qualcosa di nuovo. Quindi, non nuove e buone intenzioni, ma una nuova e approfondita esperienza con Dio. Chi ha questo desiderio? Chi ne è ancora attanagliato? A chi parla ancora la parola di Dio? Qui ci viene detto che la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Un continuo tira e molla, una lotta. E continua? Sono cose opposte fra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. E poi si fa molto dura. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose. Queste sono cose che ci vengono rinfacciate dopo tanto tempo che siamo credenti. E credo che dovremmo prenderle sul serio. Forse Dio, e non solo forse, ma Dio avrà voluto scuoterci, farci capire l'urgenza dell'esperienza con Dio. Che noi diciamo semplicemente, Signore, non è così che funziona. Voi sapete quanto velocemente la gente si schiera, quanto velocemente si diffonde l'invidia, quanto velocemente ci sono tutte queste cose, poi è già troppo tardi. Nel momento in cui queste cose vengono fuori, ma quando vengono fuori? Soltanto quando sono ancora lì. Non si può tirare fuori nulla se non c'è, ma se esce allora c'è. E forse Dio lo permette anche per farcelo sapere. Amici, non passateci sopra, ma rendetevi conto di quanto sono buono con voi. Se questo vale ancora per voi, allora non siete quello che dovreste essere. E penso che Dio vuole che tutti noi siamo aiutati, che emerga un nuovo essere, una nuova vita, completamente liberata da tutto ciò che è elencato qui e da tutto ciò che appartiene al vecchio uomo che diventiamo persone nuove attraverso la potenza di Dio, attraverso la potenza del sangue e della parola e dello spirito. Persone che riconoscono l'astuzia di Satana quando fa sedizione da qualche parte, quando invidia da qualche parte, quando provoca gelosia da qualche parte e questo accade molto rapidamente. Ma non si ferma lì. Vediamo fin dall'inizio, con Caino e Abele, cosa portava con sé l'invidia, assassinio e omicidio colposo. No, dobbiamo diventare persone spirituali, ma non attraverso le buone intenzioni. Soltanto Dio può far sì che ciò avvenga in noi. Mi vergogno profondamente, mi vergogno profondamente e tuttavia ho fiducia nel guardare a Dio. Quale intima comunione dovrebbe esserci tra noi? Che tipo di legame dovremmo avere con Dio e tra di noi? Come dovrebbero ardere i nostri cuori l'uno per l'altro? E come il nostro primo amore dovrebbe riempirci da tempo. Se dipendesse da me, prenderemmo il sabato pomeriggio e ci riuniremmo per conoscerci meglio. Non ci conosciamo nemmeno. Sì, devo ripeterlo? Non ci conosciamo nemmeno. Nel libro degli atti degli Apostoli si legge che loro si riunivano ogni giorno. Nessuno aveva in mente qualcosa di proprio, ma tutti avevano tutto per l'altro, uniti in questo unico amore divino. Oggi bisogna quasi supplicare per avere comunione con qualcuno. La voglia non c'è. C'è una mancanza così grande. Vi dico che sono agitato come il mare, così vicini al ritorno del Signore, così vicini alle più grandi benedizioni di Dio. Siamo in questo stato. Solo ieri sera. Mi sono reso conto di quanto bisogna stare attenti quando si dice il fratello così e così. E se non si sentono due versioni, allora è una cosa unilaterale. E sapete cos'è unilaterale? Sempre sbilenco, sempre sbilenco. Ma la cosa migliore... E non ascoltare nessuna delle due parti. La cosa migliore è mettere tutto davanti al Signore e tenere a freno la lingua. Questa è ancora la cosa migliore. Ma siamo ancora sulla terra e le cose ci arrivano. Cosa ne facciamo? Può Dio usarci e tenerci in queste situazioni? se solo potessimo arrivare al punto in cui il Signore possa delimitare l'area di competenza di ciascuno di noi e sapessimo esattamente qual è il nostro posto. E qui finisce la mia area di responsabilità. Quella è l'area del fratello, della sorella o dovunque sia e noi pregheremmo davvero solo l'uno per l'altro senza che nessuno dica nulla che faccia una dichiarazione che potrebbe già diventare un peso per il terzo e il quarto e che guardi avanti e dica "Il fratello sta predicando lì, ma probabilmente anche questo e quello non sono del tutto corretti. Cari, dovremmo stare lontani da tutte queste cose e riconoscere che è un trucco del nemico per seminare la disunione, la sfiducia e tutto ciò che ne consegue. Poi arrivano la discordia, l'egoismo. E tutto ciò che ne consegue no dio vuole rinnovare dio vuole fare qualcosa e noi abbiamo ascoltato la sua parola la sua parola è il seme che abbiamo ricevuto nessuno porterà i frutti dello spirito da solo lasciatemelo dire anche il battesimo nello Spirito non avrà successo se il seme divino della parola non ha messo radici nel figlio di Dio. Ci deve essere una pianta, un albero su cui cresce il frutto. Non può stare nel vuoto, ma deve essere profondamente radicato. Quando è scritto qui, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, longaminità, dolcezza, bontà, fede, che non potete portare nulla con voi, ma che Dio ha portato tutto in Cristo. E nel sermone che stiamo traducendo, il fratello Branham spiega che quando Dio ha terminato l'opera della creazione, non aveva più nulla da fare. Aveva fatto tutto. Lui si riposò. E quando leggiamo nel Nuovo Testamento, anche Cristo, dopo aver compiuto tutte le cose, si è seduto alla destra della maestà di Dio e aspetta che tutti i nemici siano ridotti a essere lo sgabello dei suoi piedi. Egli ha fatto tutto. E come Dio, in quanto creatore, ha posto un ordine nell'universo intero, e tutto procede secondo la sua parola, così Dio che ci ha graziato e redento in Cristo, ha posto la parola in questa Chiesa redenta affinché tutto proceda attraverso di essa secondo la sua parola. Quanto siamo lontani dall'ordine divino e tuttavia ci siamo avvicinati a esso? riconoscendo che le cose non possono andare avanti così. Non voglio aumentare l'incredulità di nessuno, perché di certo ne abbiamo abbastanza anche noi nei momenti in cui non ce la passiamo bene. No. Ma vogliamo essere realisti. Se crediamo che tutte le cose dovrebbero e devono essere restaurate, allora non possiamo evitare di dire al Signore, oh Dio, come i nostri fratelli e le sorelle ti hanno sperimentato all'inizio, così noi vogliamo sperimentarti. A cosa ci serve aver ascoltato la parola e non essere pronti alla fine? Dio sia ringraziato che oggi ha posto fine alla mescolanza. Alla fine Dio vuole una sposa pura. Una sposa di Cristo, non mescolata, senza alcuno sforzo da parte nostra, ma graziata da Dio. Una sposa in cui Lui possa fare tutto che si sia messa a sua disposizione. C'è un profondo desiderio in me che Dio possa ancora una volta essere benevolo con noi nel vero senso della parola e fare ciò che ancora manca in ciascuno di noi. E allora non giudicheremo più nessuno, non guarderemo più dall'alto in basso, ma guarderemo alla terra, alla polvere da cui siamo stati tratti e al Dio del cielo al quale possiamo andare per grazia. Le due cose vanno insieme. Da un lato, la nostra miseria, come dice la Sacra Scrittura. Piangete e gemete voi che sentite la vostra miseria. Guai a coloro che non la sentono più, che passano oltre e pensano a se stessi, tutto va bene. No, non è così. Il nostro Dio vuole creare un ordine divino in noi. Noi non saremo mai in grado di farlo sopprimeremo le cose in modo così bello, ma questo non serve a nessuno. Personalmente desidero con tutto il cuore che Dio faccia qualcosa di così perfetto. Saremo ancora esseri umani, ma non esseri umani pieni di lotte, di fornicazione, di dissolutezza, di stregoneria, di inimicizia, di discordia, di egoismo, di fazioni, di invidia, di ubriachezze e così via. Ma persone in cui si compie la seconda parte, vale a dire che si manifestano i frutti dello spirito. Questo accade in coloro che hanno sperimentato la redenzione. E fratelli e sorelle, lo abbiamo sottolineato qui e lo abbiamo anche tradotto nel sermone del fratello Branham. La conversione deve sperimentare una risposta dall'alto. Ogni convertito ha bisogno di una risposta divina e lo abbiamo illustrato molto chiaramente. E spero che anche noi lo comprendiamo. Lo Spirito di Dio è già all'opera e porta al pentimento. Lo Spirito di Dio è stato mandato per aprire gli occhi del mondo, per convincere di peccato di giudizio e di giustizia. In sostanza lo Spirito di Dio sta già iniziando a operare in coloro che devono ancora diventare credenti e tutti noi possiamo ben ricordare che lo Spirito di Dio ha operato in modo potente. Ma non è questa la fine dell'opera dello Spirito. Si tratta della convinzione di peccato, di giustizia, di giudizio. Poi porta al pentimento, poi al rinnovamento, alla nuova nascita, fino al riempimento e al suggellamento, in modo che non manchi davvero nulla. Che ogni parola che leggiamo sia in qualche modo giustificata nella nostra vita. Quando è scritto colui che vi ha unto con il suo spirito, diciamo sì signore questo è accaduto. Quando è scritto siete stati rinnovati dallo spirito che è stato riversato su di voi in abbondanza, noi diciamo sì signore è accaduto. E quando è scritto siete stati equipaggiati di una potenza dall'alto, diciamo sì signore questo è avvenuto. Ma se non possiamo dire sì signore è accaduto, cosa dobbiamo dire per essere onesti davanti a Dio? Allora dobbiamo dire oh mio Dio non è ancora avvenuto. E andiamo avanti dopo aver fatto l'elenco. E ci rendiamo conto che questo non è ancora successo. E questo no, e questo no. Dio non vuole abbandonarci alla disperazione, ma vuole dirci chiaramente, figli miei, se volete stare davanti a me, allora ogni parola di Dio deve compiersi in voi, ogni promessa deve realizzarsi dovete essere rinnovati, deve esserci una nuova nascita, deve esserci una nuova creatura, allora la mia vita deve essere in voi, il mio spirito deve essere in grado di portare il frutto dello spirito in voi, allora tutto questo deve avvenire. Come ho detto, vedo le mie mancanze a tal punto che non posso davvero alzare la voce qui, ma la parola di Dio parla a tutti noi allo stesso modo. E mi sembra che il Signore non ci dia solo una mano, ma entrambe le mani. Le allarga e vuole dirci ascoltate, ho oh, buone intenzioni per voi. Voglio che siate in grado di stare davanti a me in quel giorno. Così Dio ci mostra la via. E credetemi, anche il più grande rimprovero, quando è pronunciato con amore dal Padre nei cieli, ci rendiamo conto che il balsamo è. Avvolge e circonda tutto. E non ci disperiamo, ma ci fortifichiamo nella fede e diciamo, fedele Signore, fa che ogni parola diventi davvero realtà nella mia vita. Quando la Bibbia parla di nuova nascita, diciamo, Signore, voglio fare l'esperienza come scritto nel libro di Dio e come tu l'hai inteso quando hai fatto la richiesta e anche con ogni altra esperienza. Soltanto allora saremo passati dal primo al secondo ambito. Proprio come scritto, probabilmente in Giovanni capitolo 5, versetto 24, un passo biblico che il fratello Branham amava citare: Il nostro Signore disse, Chi crede in me è passato dalla morte alla vita. Lasciate che lo legga. Penso che era ed è ancora Giovanni capitolo 5 versetto 24. Vediamo se è vero. Sì. Giovanni capitolo 5 versetto 24. In verità, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ma questo non cambia il fatto che è comunque è scritto in Efesini capitolo 4, dal versetto 23, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità. E poi ci viene detto... Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani. e tutto ciò che è scritto qui. Anche il versetto 25 di Galati capitolo 5 è importante. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. È infatti possibile avere l'uno senza avere l'altro, che possiamo vivere la vita dello Spirito nel nostro cammino quotidiano attraverso il frutto dello Spirito per grazia. Questo è il punto. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Potete già vedere dove finisce lo spirito, dove finisce il camminare nello spirito e dove inizia l'ego, la vanagloria. Il provocarsi a vicenda. Ci si lascia attirare dalla propria riservatezza e poi naturalmente ci si invidia a vicenda. Tutto questo dovrebbe essere eliminato per dire davvero, oh mio Dio, fai qualcosa in noi e per noi, per la tua gloria. Fa che sperimentiamo una conversione, un rinnovamento, una nuova nascita, un battesimo con lo Spirito Santo e col fuoco, un suggellamento dello Spirito, come tu prometti nella tua parola e come l'hai dato ai nostri fratelli e le sorelle all'inizio. Abbiamo letto tutti il versetto 13. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Questo è ciò di cui abbiamo parlato essere in grado di servirsi l'un l'altro attraverso l'amore. Qualsiasi servizio che non si è racchiuso nell'amore di Dio manca il segno. L'amore di Dio è come l'olio. L'olio. Senza l'olio non funziona nulla. Servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non so se questo sia effettivamente scritto. Sì, probabilmente nel sermone sul monte. Qualsiasi cosa tu voglia che gli altri facciano a te, falla prima a loro. È scritto? Sì. Credo che sia scritto anche nel sermone sul monte. Ma anche qui, se dovessimo fare da soli, non ci riusciremmo. Ma se l'amore di Dio è nel nostro cuore, allora sarà l'amore a spingerci e a guidarci. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che... Non siate consumati gli uni dagli altri. Qui l'Apostolo non sta parlando dei non credenti, ma dei credenti. Di coloro che hanno fatto un inizio meraviglioso, un inizio bellissimo, come sta scritto nel versetto 7. A cosa serve la corsa? La fine è coronata. E la domanda è, chi vi ha fermati impedendovi di obbedire alla verità? La spinta non viene da chi ti chiama. Certo che no, lo Spirito di Dio darà sempre la spinta divina e vi ricondurrà alla parola di Dio. Qui dice un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Potete ricordarlo. L'ho detto anche qui. Come le nostre madri impastavano meravigliosamente ciò che doveva essere lievito. Lo impastavano così bene. E poi veniva mescolato alla nuova farina. Ed ecco che tutto si gonfiava. E voi guardavate e vedevate come l'impasto lievitava. Questo è ciò che viene detto. Qui dice un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Potrei mandare nella lettera ai Corinzi. C'è molto da leggere, ma non è per questo che siamo qui oggi, bensì per cercare il Signore in preghiera, per dirgli tutto e sappiamo che lui è fedele non ci parlerebbe mai così eppure come ho detto prima la mano di dio ci è stata tesa nessuno deve disperarsi nessuno ha bisogno di essere svergognato ma nessuno deve passare oltre come se dio non avesse qualcosa da dirci. Tutti noi vogliamo avvicinarci a lui in preghiera. È semplicemente pregare, fratelli e sorelle, semplicemente pregare. È molto importante che tutti noi cerchiamo il nostro legame con Dio in preghiera. Dio è fedele. Sono convinto che se lui ci parla ancora è perché ha intenzioni d'amore per noi. Se le persone non si parlano più allora è molto brutto perché per la maggior parte rimane solo il giudizio e la condanna. Ma se Dio parla ancora allora c'è ancora speranza. C'è ancora speranza e io ho fiducia nel mio Dio e so che Egli ci ha portati fin qui e ci porterà fino in fondo per la gloria e l'onore del suo nome. Amen. Veniamo e adoriamo. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringrazio per la tua preziosa e santa parola. Signore, la fine di ogni cosa è vicina. Per questo tu ci parli in modo così chiaro. Abbiamo iniziato bene, Signore ma abbiamo un po' indugiato. E nella stessa lettera ai Galati tu dici, chi vi ha ammaliati, chi vi ha sviato, dovrà pagare per questo. Ma Signore, non vogliamo occuparci di questo adesso. Ora si tratta di me di noi, di ciascuno di noi personalmente, di ricominciare da capo. Non per restare fermi, ma per fare un bilancio, tracciare una linea di demarcazione e ricominciare con te. Signore, che tu possa restaurare tutto. Come hai restaurato la tua parola, che tutti i ministeri, tutti i doni, tutti i frutti, che tutto ritorni alla tua Chiesa. Oh Signore, che possiamo conoscerti, ritrovarci nel tuo amore divino, che tutti possano accettarsi gli uni gli altri. Come Dio ci ha accettato in Cristo. Oh mio Dio, metti fine a tutte le negatività, a tutti i pensieri, a tutte le parole, a tutte le conversazioni, oh Signore, tutto ciò che non costruisce, distrugge. Mio Dio, rendici persone in cui tu possa compiacerti. Persone che si fidano di te che ti credono Signore tu ci hai parlato la tua parola è un seme abbiamo ricevuto questo seme dentro di noi ora fa che venga la pioggia affinché il seme possa germogliare Signore ho questa fede che alla fine di questa epoca tu avrai un raccolto secondo la semina della tua parola perfettamente rivelata ti ringrazio per questo e crederò signore che alla fine tutti gli ostacoli sono stati eliminati e tu sei il mio testimonio, Dio. E questa tua visione onirica è stata quando ho visto il campo di grano, stramaturo, giallo oro, le spighe piene, piene, piegate. che non c'erano erbacce e cardi, grano puro, puro, come poteva essere. Signore, il raccolto deve ancora essere portato dentro. Ti chiedo, fedele Dio del cielo, di farci assistere e di renderci partecipi. Quando si arriva all'ultimo momento, quando tutte le nubi del giudizio si addensano e noi abbiamo perso ogni speranza, all'improvviso tu intervieni. La luce rispende attraverso l'apertura delle nubi e illumina non tutto il mondo, ma il campo di grano. E viene portato dentro. Mio Dio, eccoci qui. Se vuoi usare gli altri, fallo. Ci permetti di riconoscere la parte che ci hai dato nel tuo regno? E insieme ti chiediamo esperienze chiare e vere con te, Signore per una chiara guida del tuo Santo Spirito in tutto ciò che deve ancora essere fatto. Noi diamo già onore al tuo nome per ogni cosa. Alleluia! Amen.